da Brescia, perché sono andato a comprarmi il videopettore. Volevo farvi vedere adesso il video quando avevo finito di comprarmi tutte le cose per sistemare la mia parte video. E abbiamo culo che siamo riusciti ad andare prima verso le 4 circa per la Brescia, perché adesso di qua c'è il casino più totale. Qua l'altra corsia, cioè adesso va anche bene, ma dietro i 2 chilometri fa circa, madonna, veramente inaudita. Comunque vi ripeto, dai un'occhiata, qua dietro se lo vedete è quel coso mostruoso nero che tra l'altro è identico a quello che avevo prima, solo che è una qualità leggermente superiore. Vi dico, ogni tanto, soltanto se non vado tanto a voi con la vista, ma preferisco badare più alla strada che alla telecamera. E in un'occhiata si vede bene, perché vedo che c'è un foglietto in mezzo quasi. Sì, ma non si vede sulla cosa. Sì, si vede bene. Non si vede sulla lente. Perfetto. Allora, voi dite, ma perché ne hai comprato uno nuovo? Beh, adesso ve lo spiego. Sono andato in centro assistenza per farmi vedere quanto mesi volevano per aggiustarlo. Boom, all'inizio mi hanno detto 1000 euro circa, così mi hanno fatto un preventivo al volo, cioè da cambiare la matrice, cosa che pensavo bene. E cosa che infatti, se avete visto il video, sono alquanto infastidito, lo sapete. Poi vi giuro, dopo 2 giorni, solo dopo 2 giorni che ho mandato il videopettore in assistenza per il preventivo, guardo su subito, così tanto per, tanto per, e noto che c'è sto videopettore qua a 750 euro. Il prezzo del listino nuovo veniva a 6.900 dollari. Bene. E mi ha detto il tizio dove sono andato a comprarlo, che ha dato complimentoni per per la serietà, è stato onestissimo. Uno, due, ha un salotto da paura. Sì, vabbè, ok. Non credo che c'entri tanto. Comunque, sì. Ah, ma piace ripeterlo. Sì, va benissimo. Comunque, poi serissimo come venditore e anche allo stesso tempo, però simpatico. Me l'ha fatto provare, mi sono portato dietro anche la mia attrezzatura, perché volevo essere sicuro prima di spendere tutti questi soldi, perché arrivo a casa, lo provo con la sua attrezzatura, va, con la mia no, mi girano alquanto velocemente i coglioni o no, e ho fatto anche una rima senza volerlo. Comunque, e difatti quando l'ha messo su ha dovuto un attimo settare il tutto, perché c'era anche un problema di inquadratura. Sì, diciamo che mi tagliava fuori una parte di schermo e era semplicemente il processore da settare un attimo. Comunque, dopo, stamattina, fatalità, mi chiama il centro assistenza e mi chiede, mi dice, beh, abbiamo fatto il preventivo e viene 3.300 euro la riparazione. Io dentro di me ho detto, per fortuna che vado a prendere quello nuovo. Poi ho detto, ah, che diavolo ha di rotto? Mi fa, ah, la matrice è rotta, cosa che sapevo. Poi c'ha la scheda di controllo della matrice e il processore sembra anche rotto. Praticamente li trovi dopo tutto da buttare via. Bene. E basta, semplicemente allora ho il culo estremo di avere questo qua, semmai quell'altro lo vendo se qualcuno lo vuole. Sapete cosa ha rotto, quindi cos'è che è di rotto e anche come si vede, bastate guardate sulle quante è infastidito. Lo vendo a 250, che comunque si vede benissimo, si vede benissimo, solo che ci sono 2 linee sullo schermo nere e a me danno molto fastidio, perché voglio vedere l'immagine perfetta, ma sono tanto pignolo io. Poi se qualcuno vuole
vede tranquillamente un film, lo può vedere benissimo, La lampada tra l'altro è stata appena cambiata, basta che guardate il video, sono alquanto infastidito. E basta, tutto qua. Infatti noi il film ce lo siamo guardato tranquillamente quel giorno là, in cui abbiamo scoperto che c'erano queste due lineette. Esatto. Che a me danno molto fastidio, sa, qualcuno di voi non dà fastidio, venite però a prenderlo, perché non lo spediscono una macchina del genere, una macchina da soldi, costa 4.000 euro e non mi fido dei corrieri, perché i corrieri non è che prendono il pacco e fanno così, prendono il pacco, dopo dove va sul furgone va, boom. Ecco, questa è cosa fanno i corrieri. Tutto qua, bene ragazzi, spero che per il momento vi sia piaciuta questa piccola parte, dopo ci sarà la seconda parte, cioè taglio quando sono arrivato a casa, che arriverò fra più o meno due ore e dieci circa. Adesso vado prima a passare una compagnia lì NTV, giusto il nome? Sì, bravo. Ottimo, perfetto. Che si scrive le Anne, per chi non lo sapesse. Tipo io. Comunque, esatto. Comunque vorrei farvi vedere il panorama qua di fronte, che non rende tanto, però. Case, strade, macchine, lampioni. Molto semplice. Ecco, adesso non serve più un cazzo. Comunque. Esatto. E basta, dopo quando arrivo a casa lo proviamo. Madonna santa, quanto male ho preso sta curva. E basta. Buon raga, ci vediamo dopo. Bene ragazzi, siamo arrivati a casuccia, madonna, che viaggio, però ne è valsa la pena. Boh, andiamo in garage, là, ci fermiamo qua, magniamo e poi torniamo giù a scaricare tutto. Bene ragazzi, finalmente mi sono fermato. Madonna. 3 ore di viaggio. Madonna che viaggio, 6 ore di macchina in totale. Sono sfinito. Ma stasera mi guardo un bel film. Ciao. Ciao ragazzi, ben ritrovati allo Stapezza. Oggi... vediamo un attimo di fare la recensione e di vedere come piace questa macchina, e cioè il videopettore della Shark Vision XV-Z20000. Allora, parliamone un po'. Possiede una matrice dalla risoluzione nativa di 1080p. Bene, poi possiede di svariate entrate video, che ha due HDMI, un DVI, due component, un video e un S-video, più un'unità di controllo che non so cos'è, per cui non ne parlo, adesso lo mostro. Poi abbiamo contrasto 12.000:1, 270 watt di lampada, il videopettore invece ne consuma 360 massimi. Poi abbiamo un obiettivo della 1008, 3000 euro di obiettivo, e mettiamo a fuoco usando questa parte di obiettivo. Invece lo zoom lo facciamo muovendo da qui o di qua, questo cosino qua. Più di qua è, più zoom è, più di là è, meno zoom è, molto semplice. Bene, poi invece questa rotellina serve per abbassare o alzare l'obiettivo, che in questo caso sarebbe abbassare ed alzare, perché appunto l'obiettivo è il contrario. L'unica cosa che mi è venuta strana, che è bloccato, ma non importa, tanto io ho semplicemente fatto un col videopettore di una roba e ho sempre fatto e va benissimo. Un'altra cosa che non abbiamo, proprio non esiste né nel menu né nel telecomando, è il trapezio. Non si sa perché.
Tokyo dove l'ho preso, che comunque questa, ripeto, qua non ce l'ho mai avuto, non so. Vabbè, amen. Tanto questo stra è nato, cioè è stato portato qui e l'unica volta che verrà tolto sarà per andare in centro assistenza o per buttarlo via perché è soddisfatto del tutto. Bene, cosa che spero non succeda mai perché è un ripetore fantastico. Bene, qui abbiamo tutte le entrate, questi qua, e qui abbiamo le impostazioni veloci, per entrare velocemente le impostazioni, e qua abbiamo la lucetta del telecomando, che ovviamente non si vede un cazzo. Ecco, adesso sì. Bene. Abbiamo luminosità subito, poi abbiamo input, per andare come la TV, quindi clicchi una volta verso un input, clicchi un'altra volta verso un altro input e così via. Poi abbiamo l'iris che è una cosa fighissima. L'iris serve per avere più luminosità oppure più contrasto. E adesso abbiamo, adesso vi faccio vedere, vi faccio vedere tra pochissimo, perché questa è la qualità del ripetore. Abbiamo iris così, altra luminosità, però qua adesso iniziamo a vedere i neri. I neri si vedono perché è un nero luminoso. Poi abbiamo medio ed alto contrasto. Il nero adesso è proprio nero nero, cioè nero quasi assoluto. Ovviamente non sarà mai un nero proprio assoluto nella maniera più assoluta. Però, cioè vabbè, questo nero qua è ancora di YouTube. Ma qui in cima c'è uno spazzetto piccolissimo e voi non lo vedete, che è il nero del videoproiettore, e vi assicuro faccio veramente, ma veramente da qui a fatica, faccio veramente fatica a vederla, a vedere la differenza che c'è tra sopra e sotto, cioè tra il nero del telo e il nero dell'immagine, solo con le strisciolina che c'è sopra e sotto. Questo qua invece centrale sì, si vede, ma è normale perché è proprio YouTube che è. Non è un euro assoluto. Bene, il prezzo del ripetitore è di 12.000 euro comunque. Ora, ultima cosa, come arriva al videoproiettore con il video e poi iniziamo a vedere questo video qua. Allora, io possiedo questo processore video qua. Questo processore semplicemente fa cosa? Lui prende un segnale video di qualsiasi formato e di qualsiasi risoluzione, di qualsiasi risoluzione, lo elabora, fatto, elaborato, poi lo trasforma in 1080-60 Hz e lo manda al videoproiettore direttamente e basta. E separa anche l'audio e l'audio lo manda qui, all'amplificatore. Tutto qua, perché ad esempio questa è un 480, quindi manda qui l'elaborazione, manda qua, da qua elabora. Bene, allora questo qua manda il segnale a questa, lui elabora, manda 1080p a 60 fps e manda l'audio a questo, molto semplice. Poi, qualsiasi risoluzione che gli do, lui darà sempre un 1080p, ripeto, a 60 Hz. L'ho pagato sui 350 euro. No, ne ho pagato 270, no, ne costa 3.400. Vi dico un attimo gli affari che faccio perché voglio dirvi il prezzo anche suo, che se lo trovate a un prezzo basso, vi prendo immediatamente perché è buono. Non per il fare il figo, per carità. Bene. Allora, questo è un video in 4K, però sto solo facendo una risoluzione di 1440, che va benissimo lo stesso, tanto questo lo elabora e lo manda in 1080. Per farvi vedere un attimo come si vede. Il nero luminoso è proprio del video, non è un nero assoluto del video. Intendo video di YouTube, non del videoproiettore. This is Sony 4K.
4 times the resolution of 1920 by 1080, it will take you to another world. Calcolate che voi lo state guardando dalla telecamera. Quindi vedo ancora, io vedo ancora meglio voi. Ha un'immagine da prendere paura. It is a world seemingly familiar, yet filled with fresh revelations. A young planet called Earth. Sony 4K captures nuances that escape the naked eye to show you reality with colors and clarity that awaken all your senses and resonate deep inside. This is Sony 4K. This is a new dawn. Bene, facciamo pubblicità anche alla Sony. Vabbè, a parte gli scherzi. Sembra un'ottima telecamera. Comunque, vabbè. Sony, make and believe. Bene, questo era il video appunto di... ripeto come funzionerà. Penso che così possa bastare. Bene ragazzi, se il video vi è piaciuto, spero che sia così, commentate, questo forse me lo vedo, condividete e noi ci becchiamo anche in un prossimo video. Questo qua è un maledetto fuoco artificio. Sì, il fuoco artificio sono in 4K. Direi che è un'ottima 3K. Zeta. Figo. Vabbè raga, Fake Shire GoPro? Boh, può essere. Sì, direi che sono bene. Bene ragazzi, ci si vede in un altro video. Ciao ciao.